Andrea Raimondi, con che spirito riparti dopo quella che è stata forse la stagione più bella della tua breve carriera? Riparto con ancora più motivazioni e con più spirito e spero di fare sempre meglio. Senti, dalle vacanze, come l'hai vissuta tu questo passaggio di proprietà, queste vicissitudini societarie? L'ho seguito via internet, ma ero distante, quindi non è che ogni giorno sentivo o guardavo internet, perché appunto lì non è che c'è molto internet, è stato in Sud America, quindi però sì, mi informavano, mi chiamavano, mi dicevano guarda che c'è stato il passaggio, il presidente è uno nuovo. Io l'ho vissuta normalmente, insomma, non in un modo particolare, tanto nel calcio si sa che succedono queste cose e noi siamo sempre pronti comunque ad accettare qualsiasi situazione che ci si presenta, insomma. Non eri preoccupato? No, cioè, poi dopo non si sa mai, si vede sempre come va, come si spera sempre che vada sempre tutto bene e vediamo un po' come va. Visto che l'hai annunciato, sei stato a Cuba, no? Sì, quest'anno? Sono stato a Cuba, sì, con la mia ragazza. Come mai questa scelta? Uno dei posti più belli, ma era un desiderio che avevi? No, ha scelto lei, quindi a me andava bene e allora siamo andati lì. Com'è stato come vacanza? Oh, bella, abbiamo visitato metà dell'isola e no, molto, molto interessante, molta natura, molto bello. Senti, ma poi proprio mentre eri in vacanza ci sono sparse le voci su alcune società che ti volevano, vedi il Modena, vedi anche in Serie A il Bologna, cosa c'è di vero? Ho sentito anche io queste voci, tante sono voci, magari qualcuna invece c'era l'interesse, però nel frattempo intanto sono qui, quindi vediamo, io sono qua, se mi riconfermano qui come sembrerebbe, vediamo, io voglio fare un bel campionato qui, a casa mia, come ho sempre detto, poi dopo ovviamente non si sa mai nella vita, però tanto sono qui e penso qui, penso a quello che devo fare qui. Tu ti ritiri con il Padova, ne hai fatto, vado a memoria, 5 o 6. Questa forse è il primo ritiro in cui hai la quasi certezza di poter iniziare il campionato e anche di giocarti un ruolo da protagonista? La certezza non si ha mai, perché quando ci sono mister nuovi hanno le loro idee e quindi non è mai una certezza, però per adesso sembrerebbe comunque che sono preso in considerazione, quindi sono molto contento. Che effetto ti dà invece vedere il tuo volto da gladiatore sulla campagna abbonamenti del Padova? Insomma, è una cosa bella per un padovano, un tifoso del Padova come te, che sensazione ti dà? No, è molto bello perché non avrei mai pensato, cioè sai quando quelle cose che dici ma non ci pensi neanche, poi dopo quando mi hanno detto che devo fare questa cosa qua sono stato contento perché è una bella cosa per la città e anche per noi giocatori. È un piccolo sogno, un desiderio, magari uno si immagina, è qualcosa che si realizza. Sì, sicuramente. Che impressione hai avuto invece della nuova dirigenza, del nuovo presidente e direttore sportivo? Sembrano persone a posto, sono comunque uno staff in generale, sembra molto convincente, vediamo un po' come andrà, insomma, vediamo. A me ha fatto una buona impressione, vediamo un po' appunto, seguendo il mister, seguendo tutte le loro idee, dove possiamo arrivare. Tu che sei uno che poi non si ferma alle apparenze, ti piace anche insomma guardare più in là, ti piacciono le idee che ha questa nuova società e quindi quella magari di puntare sui giovani, di valorizzare quello che si ha, secondo te è il modo giusto di fare calcio? Sì, ci vuole, secondo me ci vuole sempre una giusta dose di equilibrio, insomma, perché il mio pensiero è sempre stato quello di valorizzare i giovani, che è giusto, ma non perché io sono giovane, ma perché come fanno tante società che poi hanno avuto anche dei buoni risultati e hanno avuto anche tipo, guarda Sassuolo, guarda anche altre squadre che sono 2-3 anni che hanno sempre lo stesso organico e unendosi, compattandosi, sono arrivati a quel punto all'obiettivo principale. Quindi un Padova sul modello di questa società? Si prova, poi vediamo, insomma, secondo me siamo sulla strada giusta. Senti, tornando un attimo indietro, quante volte hai rivisto su YouTube i tuoi gol magari al Verona e al Cittadella? No, abbastanza, tante volte, parecchie volte, però più quello del Verona l'ho guardato un po' più spesso. E questo è stato quello più emozionante? Sì, è stato il primo gol a Padova e anche importante, quindi cioè, è normale riguardarlo comunque, dai.
Tu però ci hai sempre detto che giocare da esterno non è che sia il massimo. Marcolì ti sta facendo giocare in quel ruolo, magari nel 4-3-3, tu hai fatto anche nel 4-4-2. Il 4-4-2 è un esterno più difensivo, il 4-3-3 è più offensivo. Allora questo modulo qua a me piace molto, come piace molto fare anche la seconda punta, però a me piace fare questo ruolo. È il primo anno che sono uscito, che ho giocato, comunque è stato a giocare in C2, ero proprio con questo modulo qui, ho fatto un anno e mezzo con questo modulo, quindi a me comunque, ovviamente ognuno ha i suoi pensieri, anche il mister ha i suoi movimenti, quindi comunque mi trovo bene e mi piace. Credi che possa esaltare le tue caratteristiche? Sì, sicuramente. Senti, Pasquato, Cristian Pasquato, lo conosci? Padovano come te, ha solo un anno più di te, lo conosci? No, non ho mai avuto il piacere di conoscerlo direttamente, sempre sentito parlare. Chi lo conosce mi ha detto che comunque è un bravo ragazzo ed è anche un grosso talento ed è molto forte. Piacerebbe insomma se venisse ad affiancarti? Vabbè, ovvio, cioè, quando senti questi nomi comunque di ragazzi che comunque hanno giocato anche in Serie A, Serie B, cioè, è sempre bello poi averli a fianco e ancora ti possono anche insegnare qualcosa che magari non sai. Cosa chiedi a questa nuova stagione? Chiedo spero di appunto riuscire a fare un buon campionato tutti insieme e dimostrare un buon gioco. Quanti gol? Sei fissato una cifra? Doppia cifra dai quest'anno, speriamo la doppia cifra, si spera. Senti, è contento che è tornato per il momento anche il tuo amico Jerry? Sì, sono contento, a parte che ho sempre giocato con lui quasi, quindi, però sono molto contento che è tornato, perché lui è un bravo ragazzo e anche un buon giocatore. Ultima parentesi sull'anno scorso, hai dato sempre prova quando hai giocato di buone prestazioni, però non hai mai avuto la continuità che cercavi. Ti sei fatta una domanda, come mai, cosa è successo anche? Scelte, secondo me. Io posso dire per certo che durante tutto l'anno ho sempre dato il massimo e poi ovviamente il mister fa delle scelte, l'ho sempre detto, ci sono stati periodi che ho giocato spesso, periodi che magari il mister vedeva, magari preferiva altre caratteristiche contro determinate squadre, quindi è stato quello secondo me il motivo. Senti, nuove canzoni in arrivo scritte da te? No, mi sono preso un anno tranquillo, però sto creando qualcosa più sulla musica senza il cantato, insomma, da ultimamente. Solo musica? Solo musica, sì. E tu che sei proprio un musicista, ce l'hai confermato parecchie volte, qual è la tua colonna sonora di questo ritiro? Di questo ritiro? Mi cogli impreparato, aspetta. No, non so, sai, veramente non ascolto tanta di musica, quindi non è che ce n'è una canzone che ascolto spesso, però... Ultimamente cosa stai ascoltando? Sai, ti dico la verità, ultimamente mi riascolto le mie canzoni, così per vedere, più le riascolti più trovi errori, quindi è importante, poi te li segni. Quindi come quando giochi, magari ti rivedi, vedi gli errori. Uguale. In camera con chi sei? Con Tiago Cionek. Quindi come ti trovi? L'hai scelto tu o ti hanno... No, bene, un bravo ragazzo lui. Senti, ultima cosa ti senti di dire ai tifosi del Padova per questa stagione? Sai che sono un po' scettici dopo il cambio di proprietà, cosa diresti tu che sei uno dei loro beniamini? Io gli dico di continuare a tifare, di crederci fino in fondo come faccio io, come fanno tutti, e di incitare la squadra nel bene e nel male. Dove arriva questo Padova? Speriamo più lontano possibile.